Ciao Fiorellini, ciao Fiorelline, oggi ho provato a truccarmi e a sistemarmi da sola, non so come sono venuta. E scrivetemi qua sotto e ditemi come sono venuta. Ho provato a truccarmi come ha fatto mia figlia, ha detto che mi sono truccata bene. Oggi vi voglio raccontare della dietologa perché il 27 sono andata dalla dietologa e ha fatto un po' di cambiamenti. Allora, mi ha pesato e mi sono dimagrita 2 kg. Perciò, vabbè, c'è stato il matrimonio, c'è stato robe così. E perciò c'è stato questo problema qua per il mio dimagrimento. Poi, questo periodo ho camminato poco perché mia figlia lavorava, io ho guardato la bambina. E poi sapete che io porto Birillo, è cambiato un po' qualche cosetta. Allora, mi ha detto che quando vado a camminare non devo portare il cane perché mi rallenta e devo fare una camminata veloce per un'oretta. Perciò è cambiato pure la cosa del video perché non posso fare il video perché io vado piano quando vi registro la cosa. Poi quando io vado invece faccio la dieta sul video. È uguale, perché devo essere concentrata alla dieta e perciò ho detto meglio evitare a fare, perché dopo ci stanno commenti un po' che ti buttano giù, tutte queste cose qua, non fare vedere la dieta. Ok. E va bene, adesso non posso fare più né dieta né camminare. E mo vedo se riesco a fare video la sera, però non vi assicuro niente perché io vado a camminare 2 volte al giorno. Ok, io adesso ho questa cosa qua e ve la farò leggere, vi farò vedere che giriamo la pagina, giriamo la fotocamera e vi farò vedere cosa mi ha cambiato. Ok, dopo ci rivediamo in faccia. Ok, allora mi ha cambiato la Bresaora. Devo prenderla precisamente non meno di 70 grammi. Vitello non meno di 200 grammi perché se no mi si leva il muscolo. Allora, questa cosa dello stracchino unetto, ti ho detto che io mi sento male quando mangio la mozzarella, stracchino, tutte queste cose qua, e lei mi ha cambiato. Posso prendere solo queste cose che sono scritte qua, sottolineate. 50 grammi di caciotta stagionata, groviera e provolone dolce. Ricotta no, fiocchi di latte no, senza lattosio neanche, 2 uova di gallina fresca e mi ha aggiunto 40 grammi di parmigiano reggiano. Perciò mi ha levato la mozzarella, la ricotta, i fiocchi di latte e lo stracchino. Stracchino, mozzarella, primo sale, mi ha levato, e caciotta semi stagionata e scamorza bianca, quelle non le posso mangiare. E poi vabbè, il tonno, tutte le varianti del tonno, vabbè, devo mangiarlo preciso e pollo, tutte le varianti del pollo.
Avete visto? Devo. Mi ha cambiato un po' la dieta e sono venuta qua per dirvi che mi ha cambiato un po' la dieta perché ho problemi di latte. Per esempio, chi mi dice perché non bevi il latte? Io sto malissimo. Poi qua mo vi faccio vedere quanto peso perché già l'ho fatto vedere su la mie. Lo metto i poster, ma ve lo faccio vedere. Ok, io sono iniziata alla dieta del 3 giugno, pochissimo che faccio la dieta. E dopo dirò una cosa. Allora, pesavo 103, la seconda volta mi sono pesata, pesavo 99. La terza volta che ho pesato, peso 97. Braccia sono rimaste uguali, vita diminuita, 119 sono arrivata a 115, e fianchi da 127 sono 127, torace da 113 sono arrivata a 111. Queste qua sotto sono i muscoli, robe così. È poco che faccio la dieta per un motivo. Una persona che poi ho bloccato perché è meglio che io non sento queste cose perché non so se voi state facendo la dieta e se vi scoraggiano è un macello e perciò io l'ho scancellata, l'ho bloccata. Io dico sempre che blocco, non è che dico di no. Perché lei mi ha scritto sull'ultimo video di mangiare ieri, mi ha fatto: "Ciao Roberta, ancora stai a dieta? Si vede che mangi." Allora, vi volevo spiegare se lo vedete. Perché bloccarla per commenti, ma non è bloccata se mi vuole vedere video. Prima cosa è una che fa video che mi aveva chiesto come si guadagnava su YouTube, perciò sta facendo quel tipo di video. Si chiama Francesca e solamente per soldi, perché a me mi aveva chiesto quanto si guadagnava. Si vede che a me non mi interessa a fare i soldi su YouTube perché sennò continuerei ugualmente a fare 3 video al giorno. Facendo un video al giorno solo si guadagna di meno. A me sinceramente non è che mi importa perché non è un guadagno come guadagnano l'altro, guadagno 12-13 euro al mese e perciò non me li danno tutti i mesi, mi daranno una volta all'anno, 2 volte all'anno. Io ho detto sempre che io non faccio per i soldi, perché se farei per i soldi a tanto tempo avrei smesso e non avrei neanche sopportato le offese che mi hanno fatto. Questa invece, questa persona che mi ha offeso, mi ha detto si vede che mangi. No, non si vede che mangio, perché se io mangerei 6 chili in un mese e mezzo non l'avrei persi. Io non sto facendo la dieta da sola, ma me la sa fare la dietologa, lo studio nutrizionista salute della dottoressa Chiara Fantera, e perciò ho questa qua, la cosa, e questa non sono una dottoressa che lo faccio da sola. Mi poteva dire che non era vero se io me lo facevo da sola? E che non vi facevo vedere tutte le volte il mio progresso della dieta. E così io pranzo non ho, da mangiare non lo faccio vedere più, pure per questo, eppure perché io mi devo concentrare a fare la dieta e devo pensare solo a fare la dieta. Se vi va bene, vi faccio una volta al giorno o un giorno sì, un giorno no, o 2 volte alla settimana, mo vediamo pure come commentate voi, cosa mi dite.
Io mi fa tanto piacere a fare video, mi fa tanto piacere a condividere le cose mie, però io in questo momento io non sto facendo quell'operazione perché quella che si vede, non si può vedere perché voi mi vedete tutti i giorni, mi vedete tutti i giorni, dovete vedere video vecchi per vedere se io mi sto dimagrendo. Pure io non mi vedo dimagrita, non mi vedo dimagrita perché io mi vedo tutti i giorni. E invece la dottoressa dice che so fare progresso, l'altra volta 4 kg, questa volta 2 kg. Vabbè, c'è stato il matrimonio, c'è stato tutte queste cose così e perciò è pure questa cosa qua che è successa, che non mi sono dimagrita tanto. Eppure la cosa che io non sono andata a camminare, è la cosa che io mi porto Birillo, Birillo ogni secondo si ferma. Infatti la dottoressa mi ha detto da evitare a portare lui e da non fare niente quando io sto a camminare. Ha detto non devi fare niente, niente, niente. Ha detto lo so che tu fai la YouTube e fai video, però in quel momento tu non devi fare niente. Nel momento che mangio e nel momento che io cammino. Questi sono i due momenti culminanti della dieta che io non devo fare niente. Perciò ho deciso da non fare più i video per mangiare e non faccio più i video quando vado a camminare. Casomai vi farò un vlog che sto andando a camminare e basta. Giusto che vado giù e basta, quando ritorno su, ma al momento che io sto facendo l'allenamento non ve lo posso far vedere perché anche il birillo posso portare più, lo porto in secondo tempo, pomeriggio, la sera, perché io devo essere concentrata solamente a fare la dieta, perché io sto facendo la dieta, è molto 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 difficile, chi la fa senza operazioni lo capisce perché l'operazione ti dà tanta spinta, tanto aiuto perché ti chiudono lo stomaco. Invece facendo la dieta così che devi cercare da non mangiare, da stare attento, insomma una dieta normale con l'alimentazione solo devi dimagrire e camminando è molto molto complicato perché pure il dottore ha detto se tu ti saresti operata così ti dimagrivi subito. Io però non mi voglio operare, sto cercando oggi per esempio ho camminato un'ora veloce e per questo c'ho da fare, e per questa è la cosa che ho detto c'ho da fare in questo periodo perché stavo dicendo che finché io non riesco a dimagrirmi, c'ho da fare tantissimo, vabbè, dopo devo fare mantenimento e vabbè, comunque io vi farò sempre video, non vi lascerò, dirò i progressi, vi dirò tutto quanto, soltanto che non farò più video di mangiare. E se non riesco a fare tutti i giorni che non vedete è perché non sono riuscita a fare il video, non è che vi dovete preoccupare, se no li faccio alle 18 un video solo al giorno o se no ogni 2 o 3 giorni, 2 volte alla settimana, ditemi voi come vi sta meglio, che ne so, per me sta meglio 2 volte alla settimana a fare video perché io così mi riparo bene, mi preparo più approfonditi e poi faccio pure le ricerche per fare video e faccio vabbè, la dieta e tutte queste cose qua. Però se le volevo tutti i giorni, vi posso fare pure tutti i giorni, però come vengono? Perché io sono molto impegnata alla dieta adesso, io sto facendo veramente la dieta. Sto facendo seriamente, veramente la dieta. Pure se certe persone non commentano un po' così. Per
Sempre ci sono persone che metti l'olio sulla pasta? No. Se io metto l'olio sulla pasta, non posso mettere l'olio sull'insalata. Che faccio? Mangio l'insalata con sale solo? Se io metto una, così come dite voi, io la cosa non mi rimanisco, perché sennò la dottoressa me l'avrebbe detto. Avrebbe detto, guarda, mettete l'olio sull'insalata, sulla pasta. E io purtroppo il pomodoro non lo posso mangiare, perciò non posso farmi il sugo con pomodoro. Posso mangiare, per esempio, quando devo mangiare l'affettato, posso mangiare che so, un po' di carne macinata dentro, così lessata dentro la pasta. Posso mangiare, non so, così, perciò io non. Non accetto consigli da nessuno. Una mi ha detto: ma mangia solo, devi solo pasta e pane, te rimarisci. Non è così, perché il corpo c'ha bisogno sia della pasta sia del pane a quantità ridotte, però c'ha bisogno di tutto, c'ha bisogno del pesce, c'ha bisogno della carne, c'ha bisogno di tutto, del formaggio, di tutto quanto. Perciò io do retta a lei perché lei è una professionista e mi sta aiutando e so che ha aiutato tante persone e sta cercando di aiutare pure a me. Ogni 2 mesi mi fa cosa corporea per vedere dove mi sono dimagrita, se mi sono dimagrita nei posti giusti e mi ha detto infatti ieri, infatti 27. Ho fatto la cosa, ho pagato 50 euro invece di 30 euro perché mi ha fatto la cosa corporea. E insomma, niente, io adesso vi lascio e preparerò i video. Purtroppo non posso farlo più la mattina e a pranzo. Spero che vi piaccia uguale, però qualche volta posso pure mettere 2 video in una giornata. Perciò non vi preoccupate, io adesso preparo questo video, lo modifico e non so se riesco a metterlo direttamente questa sera perché ormai è abbastanza tardi, sono le 19, però se ci riesco ve lo metto volentieri e poi ho già un altro video che ho preparato, però non so, io volevo farli più approfonditi i video, però non li posso mettere tutti i giorni se li faccio così. Se invece vi piacciono i video così, vi faccio compagnia, qualsiasi video così ve lo faccio volentieri. Io adesso vi lascio e ciao, al prossimo video. Sono un video al giorno massimo. Ah, scrivetemi qua sotto, voglio sapere se questo trucco vi è piaciuto e io sono buona a truccarmi se voglio. Mi sono truccata da sola. Ciao. Che mia figlia non abita qua. È la prima figlia mia che mi ha truccato. Ciao.